Il sistema scolastico insegna che la cultura del Rinascimento trova in Italia la sua massima espressione, il suo fiore all'occhiello, con Galileo, Michelangelo e tanti altri. Ciò nonostante, la cultura del Rinascimento è costruita di eresie cattoliche, bestemmie, perseguitate dalla Inquisizione cattolica, a iniziare dalla libertà di coscienza di avere un'opinione personale nelle scienze, nelle arti, nella filosofia. Quindi chiedo, come hanno fatto le eresie cattoliche a diventare tradizione cattolica? A iniziare proprio dalla libertà di coscienza di avere un'opinione personale nelle scienze, nelle arti, nella filosofia. Inoltre, al tempo del Rinascimento, in Italia c'era l'Inquisizione cattolica, c'era la Controriforma, proprio contro le eresie della cultura del Rinascimento. Quindi richiedo, come ha fatto la cultura del Rinascimento a diventare tradizione intellettuale per la civiltà più cattolica al mondo? Perché lo ha detto Mussolini? La cultura del Rinascimento è un movimento di emancipazione dalla tradizione cattolica, è una vera e propria rivoluzione contro il sistema di corruzione, indulgenze, simonia e santi al di sopra della legge. Quindi chiedo, come ha fatto la cultura del Rinascimento a diventare tradizione cattolica? E vista la tradizione di persecuzioni, non sono sorpreso che in 80 anni di storia d'Italia, fra centinaia di milioni di persone, nessuno avrebbe chiesto domande tanto semplici e mi chiedo, cos'è? Un miracolo o un olocausto? È possibile credere che fin dal tempo del primato della cultura e delle leggi razziali, nessuno avrebbe chiesto domande tanto semplici. Cos'è? Bisogna credere che in Italia, in 80 anni, siano nati solo degli imbecilli naturali standard, secondo la migliore tradizione, incluso il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E quindi chiedo, gentile signor Presidente, Giorgio Napolitano, se voi non sapete dire come avrebbero fatto le eresie cattoliche a diventare tradizione cattolica, se voi non sapete dire come avrebbero fatto i valori democratici a diventare tradizione cattolica, allora voi